No, grazie Presidente. Io vorrei rimettere un attimino la chiesa al centro del villaggio. Ovvero, è vero che per quello che riguarda l'illuminazione acea, Roma Capitale è competente, per cui tramite il SIMU deve comunque predisporre una serie di atti dovuti, però è anche vero, e qui vado anche nella direzione comunque, vorrei rassicurare anche il consigliere Pelusi, perché io ho chiesto in capigruppo e la consigliera vostra capogruppo può confermare di sottoscrivere questa delibera a tutti quanti. L'ho già fatto questo passaggio e sono ancora disponibile a farla sottoscrivere, per cui io ritengo che sia un atto che comunque deve essere trasversale, perché quando parliamo di questi temi dobbiamo dirlo forte, questo non ha un colore politico, la legalità deve essere comunque supportata da tutti i gruppi politici. Detto questo, però, quando dico di rimettere la Chiesa al centro del villaggio, lo dico perché con cognizione di causa, voi sapete che c'è un decentramento. Voglio dire, per quello che riguarda i fondi di Roma Capitale, per quello che riguarda il decimo municipio, relativamente al demanio marittimo. Per cui i fondi di cui parliamo sono già a disposizione, potrebbero essere già a disposizione del municipio, perché è competente a spenderli. Per cui dire che noi mettiamo risorse ulteriori come Roma Capitale sarebbe andare contro il decentramento e contro quello che è poi la struttura del bilancio stesso. Questo è un dato. Dopodiché, per quello che riguarda quella porzione di spiagge, nello specifico, il municipio già ha attivato tutte le attività per la sicurezza delle spiagge, la pulizia delle spiagge, la guardiania delle spiagge, il bando per i bagnini, tutta una serie di provvedimenti che vanno a rassicurare i cittadini, ma anche i consiglieri che propongono questo emendamento. Perché lì ci sarà tutto il controllo necessario e tutta la manutenzione necessaria, utile a portare avanti il discorso delle spiagge libere, ma anche questo evento in particolare. Tra l'altro stiamo parlando di campi da beach volley, reti con due pali messe sulla spiaggia, insomma voglio dire, non so di che cosa stiamo parlando. Io non impegnerei Roma Capitale a mettere nessun fondo. Perché tra l'altro non si sa, voglio dire, noi diamo un indirizzo politico, non si sa in questo momento come verrà poi, perché all'interno della delibera lo diciamo di concordare con gli organi municipali, proprio perché comunque hanno il decentramento sulle spiagge di Roma Capitale, le modalità di come poi proseguire per mettere in atto e realizzare questo evento. Oggi non credo che ci sia necessità di mettere nessun fondo, perché lo ripeto, per la sicurezza, per il discorso della gestione di quelle spiagge, è tutto a bilancio, sono partiti anche i bandi nel municipio decimo. Per quello che riguarda il materiale, la rete di pallavolo, le reti di pallavolo, quello che saranno poi Consigliere, le chiedo di andare. chiudo. Credo che comunque il municipio abbia risorse necessarie, già a bilancio le abbiamo già messe precedentemente, se dovesse essere lui a spenderle, per spendere 1.000 euro, 2.000 euro per comprare due reti da pallavolo. Di che stiamo parlando? Altro è l'illuminazione. Tutto qui, cioè non c'è senso. Io sto dicendo che l'emendamento fondamentalmente risulta quasi inutile. Grazie.